Venerdì sera c'era posto solo sulle scale di accesso alla sala consiliare di Castelnuovo della Daunia, dove si sono ritrovati tantissimi cittadini dei tre casali per discutere, proporre e soprattutto manifestare il grande disagio avvertito dall'ondata di furti che sta caratterizzando anche i borghi di Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro. La gente ha paura e non ha nascosto di dirlo durante un triplice consiglio comunale congiunto in cui è stato chiesto maggiore presenza di forze dell'ordine, incremento di personale con attività di pattugliamento e potenziamento dei servizi pubblici di videosorveglianza. All'iniziativa è intervenuto anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e tre parlamentari del Movimento 5 Stelle, che hanno annunciato un'interrogazione al Ministero dell'Interno, oltre ai carabinieri che hanno sul territorio due stazioni per un totale di 7 uomini dispiegati. Il maggiore Marco Vivaldi, comandante della compagnia di Lucera, ha rivelato che dall'inizio dell'anno sono stati denunciati 22 episodi, numero che i residenti ritengono abnorme, considerata la natura tranquilla e operosa delle comunità colpite da vere e proprie scorribande di ladri, che pare abbiano agito anche con le persone in casa mentre dormivano. Il rischio paventato è che nel clima di insicurezza qualcuno perda lucidità e provi a farsi giustizia da solo, così come stava accadendo proprio giovedì sera a seguito di una rapina avvenuta in un bar di Casalvecchio. Abbiamo sentito per l'occasione le dichiarazioni dei sindaci di Castelnuovo e Casalvecchio. Mi fa piacere che quello che è venuto fuori è una collaborazione che ci sarà molto, sempre più incisiva con le forze dell'ordine, perché avendo carenza di forze dell'ordine sul posto, la collaborazione dei cittadini è una cosa molto importante e questo è venuto fuori stasera. Noi abbiamo chiesto l'aumento delle unità sul nostro territorio, considerato che le stazioni attualmente sono sotto organico, e abbiamo chiesto, chiederemo alla Regione o anche al Parlamento, allo Stato, se c'è la possibilità di avere dei fondi per completare i nostri impianti di videosorveglianza cittadina. Il livello di preoccupazione è elevato, la situazione è straordinaria, se sono necessarie azioni straordinarie per far fronte a questo tipo di situazione. Abbiamo bisogno che il nostro territorio diventi un'oasi per la popolazione che ci vive e non una tranquillità per i malviventi che lo stanno frequentando. Abbiamo chiesto un incremento della dotazione organica delle forze dell'ordine, abbiamo chiesto che ci si venga aiutati per l'installazione di sistemi adeguati, sistemi di videosorveglianza. Abbiamo chiesto soprattutto che venga fatto un patto, si stabilisca di nuovo un patto di fiducia tra la popolazione e lo Stato. C'è bisogno di protezione e c'è bisogno che questa protezione ci porti a questa fiducia.